Lorenzo Tobia Marcucci è il nome del fidanzato, o presunto tale, di Mahmood. A lanciare lo scoop, solo poche settimane fa, è stato il settimanale Chi con tanto di foto che testimoniavano la tenerezza presente nel rapporto tra il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2019 e il Marcucci. Il cantante ha regalato il cuore a un toscano dagli occhi azzurri, elegante e dalla bellezza aristocratica. Si legge sulla celebre rivista di gossip che chi ha conquistato il cuore di Mahmood è un ragazzo dell'89. E dell'amore di Mahmood si è parlato proprio ieri, nel corso del terzo appuntamento con Live Non È la D'Urso, in merito al delicato argomento del coming out. Di recente, Mahmood ha infatti criticato Marco Carta per aver svelato la sua omosessualità in diretta televisiva, cosa che, a suo dire, andrebbe invece evitata. Peccato che lo stesso Carta ha però ricordato come, alcuni mesi prima, sia stato proprio Mahmood a sottolineare l'importanza del coming out, in qualunque modo sia fatto, a Gigi. Diana Montesano, la riservatezza della coppia. Mahmood ha sempre mantenuto grande riservatezza riguardo la sua vita privata, soprattutto dopo la vittoria al Festival di Sanremo che ha lasciato accese le luci dei riflettori sul cantante milanese di origine egiziana. Ma a far tenere un gran riserbo a Mahmood non è specificamente la figura del fidanzato Lorenzo Tobia Marcucci, ma il fatto stesso di dover parlare della sua vita sentimentale, come a dover giustificare qualcosa o il fatto stesso di essere gay. Ha spiegato Mahmood in un'intervista, perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay, semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c'è già una distinzione, quando in realtà non c'è differenza, sono felice e sono fidanzato. E le conferme sulla sua relazione con Lorenzo Tobia Marcucci sono poi successivamente arrivate. A Gigi. Di Fabio Belli, il lavoro nel mondo della moda non è trascorso molto tempo da quando il nome di Lorenzo Tobia Marcucci è stato accostato a Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con la sua canzone Soldi. I paparazzi hanno seguito l'artista fino a che il nome del fidanzato del cantautore non è emerso con chiarezza, anche se Mahmood ha sempre mantenuto un grande riserbo su questa pagina della sua vita privata. Non ha mai nascosto di avere una relazione e di essere innamorato, ma ha preferito non prendere una posizione netta nemmeno di fronte a chi chiedeva con insistenza se avesse una relazione con un uomo o con una donna. Mahmood sarà ospite del Maurizio Costanzo Show di questa sera, giovedì 28 marzo 2019, dove il discorso potrebbe ricadere proprio su Lorenzo Tobia. Il giovane toscano dagli occhi azzurro cielo è un fiorentino d'adozione, anche se la sua città natale è Lucca, specifica Today. Lavora nel mondo della moda dopo aver conseguito la laurea nel capoluogo toscano, lavorando per il brand Guidi 1986. Le immagini esclusive dell'incontro segreto avvenuto nelle scorse settimane sono state pubblicate dal settimanale Chi, che rivela anche i momenti più romantici fra i due, come un bacio dato nell'oscurità dell'abitacolo della macchina. Lorenzo Tobia Marcucci, chi è il fidanzato di Mahmood? Che sia il fidanzato ufficiale di Mahmood oppure no non ci è dato saperlo, ma il nome di Lorenzo Tobia Marcucci è ormai stato associato a quel grande amore di cui il vincitore di Sanremo 2019 ha parlato in alcune sue interviste. Negli ultimi mesi si è parlato a lungo della possibilità che Mahmood fosse gay, anche se il diretto interessato ha sempre preferito non rispondere a domande così morbose, scegliendo di trincerarsi dietro una totale libertà di vivere i suoi sentimenti senza doverli rinchiudere in binari preconfezionati.
Secondo i rumors, Mahmood e Lorenzo Tobia Marcucci starebbero insieme da tempo ed il loro amore sarebbe genuino, almeno in base a quello che dicono gli amici della coppia. Nei giorni scorsi Diva e Donna ha pubblicato altri scatti della coppia, che viene inquadrata in un momento particolare, una serata in cui il fiorentino è finito con le lacrime agli occhi per un motivo sconosciuto, ma tale da turbarlo profondamente. Impossibile intanto scoprire qualcosa di più sul ragazzo, visto che il suo account social è blindato. Mahmood dal suo canto continua a rimanere in silenzio, anche di fronte alla diffusione del gossip che lo riguarda in via diretta. Il video di soldi diritti d'autore riproduzione riservata,